Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Nella seduta del 19 giugno il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno, primo firmatario Paolo Tiramani Lega Nord, per celebrare l'orgoglio del calcio piemontese e nello stesso tempo raccogliere fondi per i terremotati dell'Emilia Romagna. Al pomeriggio l'Assemblea ha svolto la sessione straordinaria richiesta dalle opposizioni sui tagli alle linee ferroviarie piemontesi. La seduta si è conclusa con la votazione che ha respinto una mozione di sfiducia all'assessore Barbara Bonino e 5 ordini del giorno per il ripristino di alcune tratte soppresse. Davide Gariglio, Partito Democratico. Oggi abbiamo evidenziato le bugie dell'amministrazione regionale e dell'assessore Bonino. Hanno detto che avrebbero tagliato i servizi più costosi, mentre in realtà hanno mantenuto quelli più costosi, come la Novara-Varallo. Hanno detto che ci sarebbero stati bus sostitutivi per tutti i treni e invece questo non è successo. Antonello Angeleri, Lega Nord. Il taglio a livello nazionale che c'è stato sul trasporto pubblico locale si è riverberato sul piano locale. Cioè, nonostante si è cercato di garantire che il servizio pubblico fosse riferito e rivolto a tutti i cittadini. Il gioco d'azzardo, con un giro d'affari da 80 miliardi l'anno al centro di 2 appuntamenti a Palazzo Lascaris. Nell'aula del Consiglio regionale l'associazione Taxi 1729, da 20 anni attiva con campagne informative nelle scuole superiori, ha presentato ai consiglieri dati, rischi e conseguenze del gioco d'azzardo. L'Osservatorio regionale sull'usura ha comunicato i risultati dell'indagine svolta dall'associazione Libera sulla diffusione del gioco d'azzardo legale e illegale in Piemonte. Presentata la rassegna cinematografica Chuck Piemonte, realizzata dal Consiglio regionale con AIACE. 3 i film proiettati in giugno alle 21 nel cortile di Palazzo Lascaris, il 20 Dopo mezzanotte di Davide Ferrario, giovedì 22 Santa Maradona di Marco Ponti, mercoledì 27 Il giorno in più di Massimo Bernier. Infine giovedì 28 sarà la volta di Terre Magellaniche, il film realizzato nel 1933 dal missionario salesiano Alberto Maria De Agostini. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Il cinema riveste un'importanza strategica nella nostra vita quotidiana, un momento forse più facile, ma sicuramente di grande approfondimento culturale. Ecco perché abbiamo con convinzione che ha sostenuto questa iniziativa. La commedia ha un ruolo centrale, quindi l'umorismo, ma anche con le sfaccettature dei protagonisti e delle epoche diverse. È partito dal Piemonte il lancio della nuova piattaforma di notizie regionali, nazionali e internazionali dell'ANSA, disponibile gratuitamente per tablet. In occasione della presentazione si è svolto al Museo regionale di Scienze Naturali di Torino il convegno Confine e Innovazione in Piemonte per guardare al futuro, al quale è intervenuto anche il direttore dell'ANSA, Luigi Contu. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte.